Buongiorno Cipollini, questa è una conversazione tra amici che facciamo riguardo al paragone di due obiettivi che noi abbiamo tanto, abbiamo visto in queste settimane, ne abbiamo parlato del Fuji 23 1 e 4 e della sua controparte più cinese, quindi non Japan ma Chinese, del Viltrox 23 1.4. Questa è una sfida all'ultimo sangue, chi la vincerà? Non, nessuno, nessuno. In base alle proprie esigenze e il proprio portafoglio, qualcuno deciderà cosa fare. Partiamo dalla costruzione. Entrambi sono fatti in alluminio, entrambi sono belli, resistenti, e solo che per esempio il Viltrox mi piace di più per quanto riguarda il paraluce, un paraluce fatto bene, di un metallo bello, bello duro, bello consistente, e quindi già qui, diciamo, c'è una sicurezza in più sul Viltrox, sembra più adatto a situazioni un po' più rischiose, dove se ci cade, insomma, in teoria potrebbe salvargli la vita il paraluce, anche se uno non compra un obiettivo per il paraluce, questo mi sembra evidente, anche perché in mercato ce ne sono tanti tipi diversi, si prendono e si sostituiscono, niente di. In realtà il Fuji rispetto al Viltrox già qua ha un qualcosa in più, nel senso è più grosso ed è quindi più ciccione, più adatto, diciamo, a me. Lo preferisco al Viltrox perché sostanzialmente ha un feeling diverso in mano, è molto una presa migliore, è più grande e quindi di conseguenza dà, tra virgolette, più sicurezza nel suo utilizzo. È una cosa molto personale questa, come tutto quello di cui parlo, tranne alcune cose oggettive e innegabili, proprio non, che sono così, cioè non c'è dove andare. Ci sono molte cose che sono legate a un uso personale di quello che ne faccio io dell'obiettivo. Poi va da sé che ognuno ha il suo approccio, la sua visione, il suo modo di fare le cose, e quindi di conseguenza quello che sentirete in questa comparazione non è una verità assoluta, ma è semplicemente il parere di un filmmaker appassionato di fotografia. Il Viltrox pesa 260 grammi, infatti, contro i 300 del Fuji. Non è tanto, 40 grammi, dai, non è che c'è una differenza abissale, però quella differenza è data probabilmente da tante cose. Intanto il sistema di messa a fuoco, per esempio, è diverso, è più complesso nel Viltrox, più moderno ovviamente, quindi probabilmente ha un peso, incide in maniera maggiore sul peso della lente stessa, mentre la lente Fuji è più grande, quindi probabilmente se non ci fosse quel sistema di messa a fuoco in quel modo, magari sarebbe ancora più leggero di 260 grammi la lente, l'obiettivo, e quindi si capirebbe di più il gap, però il feeling che si ha quando si prende in mano il Fuji è completamente diverso da quello che si ha quando si prende in mano il Viltrox. Il Viltrox è grande quanto il 1855, ecco, sembra più di avere in mano un 1855 kit della Fuji, che per carità, lente che io adoro, però già là non, no, già là no. Tocchiamo un tasto oggettivo è un po' dolente adesso perché è una delle prime cose che ci chiediamo quando acquistiamo la controparte cinese di un obiettivo blasonato come quello di marca Fuji, per esempio, anche se in realtà quello che dico è legato al brand Fuji perché io utilizzo Fuji. È chiaro, nel senso che determinate cose legate al Viltrox sono penso identiche sugli altri brand, su Sony, su Canon, cioè mi viene in mente che siano delle cose legate proprio alla costruzione dell'obiettivo e quindi siano uguali in linea di massima su una macchina rispetto a un'altra. Veniamo appunto alla nitidezza.
Entrambe le lenti al centro sono estremamente nitide, anzi devo dire la verità, il Viltrox mi ha sorpreso, non pensavo che una lente economica potesse raggiungere quel livello di nitidezza al centro. Dove inizia a vedersi il fatto che costa poco è sui bordi e nello specifico ancora di più sugli angoli, anche leggermente proprio sui lati, ma sugli angoli il Viltrox è veramente, dal punto di vista della nitidezza, un mezzo disastro. Il Fuji a 1.4 ha una leggera perdita di nitidezza, perché comunque 1.4 è veramente un'apertura, è tanta roba, tanta. Già a 1.8 la situazione migliora tantissimo, a 2 praticamente ci siamo, mentre già a 2.8 è quasi identico al centro. Io vi lascerò comunque in descrizione i file per dare quest'occhiata, catalogati, per dare un'occhiata vostra con i vostri occhi e capire che, cioè, non sto a dire fesserie, è così. Il Viltrox invece a 1.4 sembra che sta riprendendo Narnia, a 1.8 vabbè non ne parliamo, a 2.8 inizia un po' la situazione a sistemarsi, a essere accettabile, però bisogna arrivare a 5.6 per avere nitidezza sui bordi. Per carità, va bene, perché comunque 23 mm con un'apertura molto ampia, però non è minimamente, lontanamente paragonabile come nitidezza al Fuji, alla controparte Fuji. Va da sé che uno costa 700-900 euro e l'altro ne costa 350, quindi alla fine è chiaro. Cioè, in qualche cosa diversi devono essere, se no lo marchiavano Fuji e se lo prendeva la Fuji faceva il nuovo 23 mm da Fuji. Il tutto, tra l'altro, è accentuato dalla forte, enorme, esagerata, magica quasi, vignettatura del Viltrox, che non è data da un problema di errore di costruzione del paraluce. Magari qualcuno che non ha una grossa esperienza tecnica può farsi questo, ma magari togliendo il paraluce. No, togliendo il paraluce, la vignettatura è un qualcosa di estremo a 1.4, è un qualcosa di esagerato. E in foto si risolve, non è un problema. In video si dovrebbe tagliare via porzioni del video per risolverla, ma come ho detto nella recensione del Viltrox, si deve essere proprio stronzi per fare una cosa del genere, quindi non ha senso tenere in considerazione l'idea di tagliare, di croppar via la vignettatura. Cosa che è totalmente diversa nella controparte Fuji, perché il Fuji 23 a 1.4 la vignetta è veramente, non dico impercettibile, no, c'è, ma è veramente così poco incisiva, soprattutto in situazioni non di luce estrema, di apertura, ma quindi in situazioni dove c'è all'interno del nostro immagine magari dei palazzi, le cose, si nota molto di meno. Però se già riprendiamo il cielo, su Fuji abbiamo una vignettatura assolutamente trascurabile, a differenza del Viltrox dove sembra quasi di riprendere il cielo di Narnia, appunto. Quindi non ce la fa, con la vignettatura il Viltrox non ce la fa, è inutile, rassegniamoci. Il bokeh, lo sfocato, nel Fuji è un qualcosa di magico, è un qualcosa veramente di strepitoso. A 1.4 ha un bokeh che sembra veramente una tridimensionalità, un qualcosa di, cioè, veramente. Perché la gente non sta a casa? È veramente un qualcosa di strepitoso, un qualcosa di fantastico, di cremoso, uno stacco bello, una tridimensionalità pazzesca. La stessa tridimensionalità non ce l'ha 1.4 il Viltrox, che per carità ha un buon sfocato, non è che fa schifo, è buono, però non ce la fa rispetto al Fuji, è inutile, ragazzi. Cioè, il Viltrox a 1.4 ha lo stesso sfocato del Fuji a F2, che per carità è fighissimo, ma non è assolutamente paragonabile al suo. Anche F2 è simile, è sicuramente migliore quello del Fuji, punto. Anche le aberrazioni cromatiche, mentre sulla lente Fuji, per quanto presenti, sono veramente trascurabilissime e
per nulla fastidiose, cioè si deve essere proprio pignoli, andare a zoomare veramente tanto, quindi soprattutto in video non danno assolutissimamente alcun tipo di problema, sembra quasi che non ci siano, ci sono, ma è molto maniacale la cosa. Di fronte a un qualsiasi tipo di controluce, per esempio, il Viltrox è un disastro, ha queste dominanti viola super presenti che purtroppo in fotografia sono facili, abbastanza facili da rimuovere, in video no, e quindi purtroppo ce li dobbiamo tenere, e questo è un problema. È vero, è un compromesso, sicuramente un compromesso, però sono molto molto presenti con questa forte dominante odiosa, dominante viola, violacea, le aberrazioni cromatiche sul benedettissimo Viltrox 23 mm f1.4. Abbiamo parlato di bokeh, parliamo di stacco, di tridimensionalità. Anche qui Fuji stacca molto di più, ma questo probabilmente è dettato sia dal gruppo ottico, quindi da come è composta la lente, sia dal diametro delle lenti stesse, che è 62 mm nel caso del Fuji e 52 nel caso del Viltrox. Lo stacco, la tridimensionalità a parità di settaggio, quindi con la camera impostata allo stesso identico modo, sempre quindi col 23 a 1.4, cioè il Fuji lascia dietro il Viltrox, ma tantissimo, cioè veramente a un meno di un metro di distanza, 50 cm di distanza, il soggetto sembra completamente staccato sui piani focali in maniera quasi 3D col Fuji, cosa che assolutamente non c'è, è dignitosissimo per carità sul Viltrox, però comunque non ha nulla di eccezionale questo stacco, questa tridimensionalità. La tridimensionalità è nettamente, nettamente superiore sul Fuji. Piccolo intervento del me del futuro, cioè questa è la distanza che c'è tra lo sfondo e me. Questo fa capire quanto il 23 riesca a staccare bene dallo sfondo. Stiamo parlando forse dallo sfondo a me ci saranno 20 cm, 30 di distanza. Lo so, sembra quasi che io sto buttando giù il Viltrox, ma voglio essere onesto, avendoceli entrambi posso essere abbastanza onesto e dire il Fuji è meglio in questo e il Viltrox è meglio in quest'altro, e ci arriviamo alle cose in cui il Viltrox è migliore del Fuji, tranquilli. Parliamo di distanza focale, 28 cm sul Fuji, 30 sul Viltrox. Può sembrare nulla, però accoppiata alla tridimensionalità, al bokeh, quindi lo stacco delle lenti diverso, quei 28 cm rispetto ai 30, pare un porno detta così. Vabbè, quella distanza minima di messa a fuoco, suona meglio, è veramente un valore aggiunto in più, perché con il Fuji è molto più semplice avvicinarsi ad un oggetto e avere uno sfocato bellissimo con una prossimità molto più incisiva rispetto al Viltrox. L'angolo di visuale del Viltrox infatti è di 63,4 gradi mentre quello del Fuji è di 64,1, e questo un po' la differenza la fa. Quindi comunque è molto più sostituibile a un macro il Fuji, lasciato montato sempre in camera, per esempio in un matrimonio, per dirne una, dove vogliamo fare il dettaglio degli anelli, col Fuji lo facciamo molto meglio rispetto al Viltrox. Magari col Viltrox ci verrebbe più da prendere, toglierlo, mettere un macro tipo il 60, vi lascio da qualche parte qui la recensione che ho fatto, il 60 macro della Seven Artisan, che può veramente essere tanta roba, può essere veramente tanta roba sul Fuji, sì, è meglio, cioè ragazzi è meglio, cioè non, è meglio, è migliore, non c'è, perché dire una bugia? Entrambi hanno una reattività high flare, quindi alla luce diretta sulla lente, che è veramente veramente bella, piacevole. Anche qui il Viltrox si comporta leggermente peggio rispetto al Fuji, nel senso che subisce molto di più rispetto al Fuji i flare, però in un controluce forte la pasta, il mood di entrambi rimane molto molto cinematico. Certo, c'è chi piace, c'è chi no, io adoro i flare, a me piace inserirli, ma c'è chi li odia, c'è anche chi li aggiunge poi in post con i plugin, quindi comunque è molto vario il mondo, e ci sono situazioni, come ho detto nella recensione del video,
Viltrox che in cui tipo i matrimoni in cui non puoi far spostare il soggetto, e poi dici no, ma spostati, rifacciamo la scena, rifacciamo sto bacio, ce l'hai e te lo devi tenere per come viene. Quindi se il sole ce l'hai là diretto e ti fa il flare, è bene che sia buono. E devo dire la verità, su Viltrox non c'è niente da dire a riguardo. È un pochettino più soggetto, diciamo, a questo problema, chiamiamolo così, che poi il problema per me onestamente non lo è, del flare, ma il flare è molto bello, è molto nitido, è molto pulito, dà veramente un flare nitido che sembra quasi messo in posta, quindi promosso in entrambi i casi, meglio il Fuji, ma quasi sono di parte, dico la verità. Veniamo adesso a la parte che più penso piacerà agli entusiasti che vogliono il Viltrox a tutti i costi, l'autofocus. Allora, il fuoco manuale in entrambi è preciso, niente da dire, quindi per uso di fuoco manuale, quindi video, entrambi si comportano divinamente, nulla da dire, precisi, smooth, giusti, la corsa va bene, è assolutamente ok, manuale vanno bene. Appurato questo, il fuoco automatico continuo nello specifico, perché singolo funziona bene in entrambi i casi, automatico continuo, fuoco continuo, qui la Viltrox, attenzione, vince a mani basse. Ma questo è normale, ragazzi, è normale, perché mentre uno è una lente che ha quasi 10 anni di produzione, che non viene più aggiornata, perché altra cosa positiva rispetto alla Fuji che alla Viltrox, la Viltrox aggiorna continuamente le sue lenti, tant'è vero che ha inserito l'USB, l'ha preso USB nelle lenti, cosa che la Fuji non ha assolutamente, la Fuji non aggiorna più le lenti, soprattutto non aggiorna una lente di 10 anni fa, se ne f***ano altissimamente, tanto sono così performanti che la gente se le compra uguale. L'autofocus continuo però no, va bene, non fa schifo sul Fuji, ma il Viltrox veramente vince a mani basse. Il Viltrox, grazie alla sua tecnologia STM ultrasonica a step, è in grado di avere una fluidità nel passaggio da un punto all'altro di messa a fuoco incredibile, imbattibile rispetto al Fuji. È smooth, è delicata, è precisa e non fa hunting, cioè non va, non impazzisce come quello Fuji alla ricerca di un qualcosa da mettere a fuoco, dal soggetto a mettere a fuoco, e anche con contrasti elevati o comunque immagini molto sottoesposte si comporta in maniera egregia rispetto al Fuji. E niente, baldi giovani, qui scusate il cambio così repentino di situazione, però mi sono reso conto riguardando il girato che a un certo punto mi ero spostato, stavo usando il 23 a 1.4 perché ero troppo vicino allo sfondo, lo volevo bello sfocato, e a onor del vero devo dire che mi sono spostato troppo spesso, non mi sono reso conto che uscivo dalla profondità di campo giusta, per cui la parte della chiusura la devo rifare al volo perché non è possibile lasciarla sfocata. La mia conclusione era che il Viltrox sull'autofocus vince a mani basse ed è così per la tecnologia moderna che ha, lo rende smooth, lo rende immediato, lo rende fantastico da questo punto di vista, ideale per anche girare dei video, per esempio dei vlog con questo obiettivo, perfetto. Con tutte però le cose che abbiamo visto, la vignettatura, la poca nitidezza fino a 5-6 sui bordi, e quindi comunque bisogna tenere in conto queste cose. Se io dovessi scegliere tra i due, cambio mano perché mi sono stancato questo braccio, se io dovessi scegliere tra i due sceglierei assolutissimamente il Fuji, perché non uso l'autofocus continuo, lo uso veramente pochissimo, e quindi comunque essendo quello per me l'unico grande vantaggio del Viltrox rispetto al Fuji, tolto quello il Fuji vince a mani basse per me. Però avendoli entrambi posso fare questa considerazione: chi giustamente non li ha o comunque deve scegliere, deve fare i conti con anche altri fattori, quali per esempio il costo, perché mentre il Viltrox costa 350 euro, link in descrizione, su Amazon, il Fuji ne costa 7-900 in negozio fisico, online si trova a 6-700 euro dalla Cina. Bisogna fare le dovute valutazioni legate all'uso poi che se ne fa, alla disponibilità economica che uno ha, se vuole o meno affrontare, anche perché a parte, come ho già detto tante altre volte, il 23 mm è comunque una focale difficile, complicata, ma a parte questo,
che non è un grosso problema. Scusate che mi si è rotta la finestra, maledizione, ancora deve venire il tecnico a sistemarla, a cambiare la serranda. Va bene, non c'entra molto. Stavo dicendo, a parte la focale che è molto difficile, perché è una focale difficile, il 23 mm, abbiamo anche il discorso legato a quello che è l'uso che se ne va a fare, cioè se vogliamo la nitidezza, vogliamo la precisione, meglio il Fuji. Se vogliamo l'autofocus veloce, reattivo, scattante, bello per vloggare, per fare, assolutissimamente andiamo sul Viltrox. Spero che questa veloce comparazione tra le due lenti sia stato di vostro gradimento e vi sia utile per fare la scelta giusta, che non è sicuramente la scelta della vita, ma comunque una delle scelte della vita quando si vanno a spendere dei soldini che si guadagnano col duro lavoro. Quindi noi ci vediamo martedì col Monkey Trick, giovedì col Monkey Tech, uno di questi fine settimana con il Monkey Talk. Che volete di più? MT Varo Varo, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, cipollini!